pieno di zone verificate dai nostri uffici, che come nessun altro conoscono la nostra urbanistica, e dicono tecnicamente questa è trasformabile. E questo però non è politica. La politica è scegliere dopo cosa lo diventerà, perché lo sceglieremo noi. E secondo me potrebbe essere un cambio epocale, con degli interventi, non necessariamente micro, magari anche medi, o magari anche di portata rilevante, si va a sancire, perché è questo che si chiede al popolo, di decidere, l'urbanistica. E allora qua ci sono già degli aspetti che questa mozione ci lascia e ci apre. Ci sono dei suoli che sono di natura pubblica, ci sono dei suoli che sono di natura privata. L'amministrazione decide in funzione di quello che vuole ottenere, e non di chi è o chi è il proprietario. E di conseguenza questo potrebbe andare a modificare quelle che sono le prospettive di alcuni terreni che potrebbero avere sorti non socio-compatibili, cioè quello che potrebbe essere una costruzione, e il nostro programma parla chiaro, chiarissimo, da sempre, metri cubi zero. E invece potremmo andare ad esempio a destinare delle aree che potrebbero essere utilissime nel cambiare la qualità di vita, e poi, ottima la domanda se bianchi o blu, nel senso è una domanda fantastica, perché è proprio in funzione, gialli, è proprio in funzione di quello che la politica vorrà ottenere in quel luogo. Ci rende il momento decisionale, come fanno le persone per bene, ad una fase cognitiva e di studio. Chi lo compie lo studio? Non lo compie la politica. C'è un bellissimo ufficio a pochi passi da qua che è strutturato e organizzato per poter intervenire. E nello stesso settore, quantomeno oggi, vi è un applicativo che viene gestito, che può dare tutti gli sviluppi, che è il SIT, dove potremo andare a verificare puntualmente tutto quello che abbiamo e che impatti avrebbe su tutta la restante parte del territorio. Contro un'epoca che cambierà radicalmente il nostro approccio alle autoveicoli. Ci sono alcuni stati su questo pianeta che già toglieranno la possibilità di andare, per esempio, veloce, perché le macchine saranno controllate. E questo è uno dei grandi temi che hanno le pubbliche amministrazioni italiane da qui ai prossimi 30 anni. Ma che ci modificherà completamente l'approccio al trasporto, che sarà per sua natura pubblico, e scambierà quelle che sono le necessità di infrastrutture. Oggi noi pensiamo al semaforo come punto di riferimento. In una società che ha una mobilità smart, ovvero senza neanche più il volante, e capite che cambia, e non è che è tra 100 anni, non è tra 100 anni. Ci sono stati che nemmeno il tempo di pensarci si sono già dati questo obiettivo. Cambia tutto. E non è più nemmeno quella roba terribile che capitava quando noi eravamo piccoli, quando c'era la benzina rossa. Oggi abbiamo ancora dei carburanti che inquinano, ma se vi ricordate c'erano dei punti dove si stava veramente male, fisicamente, per la concentrazione di sostanze tossiche. Ci sono stati, e uno di questi è l'Europa, che perché non avranno più materiale, non produceranno più carburanti, ci saranno altri impatti, altre cose, ma sta cambiando tutto. Tutto quello di cui, con quale noi siamo abituati a ragionare oggi, a brevissimo, non ci sarà più. E sarà solo una questione di avere dei parcheggi. E a questo punto le dinamiche di mercato dicono che l'auto privata in sé a breve potrebbe sparire. Perché una volta che è guidata ed è teleguidata, è un servizio, ma anche qua è un'esposizione. E poi sarebbe bello che ognuno di noi iniziasse a ragionare, per esempio, perché questa è una delle dinamiche che ha scatenato questa mozione: quanto mi costa l'auto? Ma quanto la uso l'auto? Io so che ho appena pagato un'assicurazione da 700 di euro per la mia auto e non la uso mai. Probabilmente con questi nuovi servizi ci sarà qualcuno che farà affari noleggiandomela, ma io spenderò comunque meno. Quindi è veramente un momento estremamente di cambiamento. Quello che sicuramente è necessario è che sia il trasporto pubblico, privato, quello che è, degli spazi dovranno comunque esserci. Ovviamente ci sarà un momento decisionale, esecutivo, cioè non dotiamoci di questa integrazione al programma elettorale di Raminello, che sappiamo bene non vede il parcheggio come un sterco del demonio. Lo vedo come una cosa utile. Però questa è solo una. Andiamo incontro a una conoscenza. Poi arriverà il momento in cui decideremo. Gli uffici li abbiamo, le competenze le abbiamo,
un piano lo abbiamo, è solo uno studio affinché si possano prendere decisioni più consapevoli.